Mancano pochi giorni alla mostra mercato del tartufo a San Potito Sannitico. Noi siamo con il presidente dell'associazione Tartufai del Matese, Domenico Pitò. Presidente, dove e quanto ci sarà la mostra e quali sono le novità di quest'anno? Allora, dove è a San Potito Sannitico? Il 27 di questo mese, quindi novembre, fra pochi giorni. Le novità è che è solo una mostra mercato del tartufo enogastronomica, quindi ci sarà tutto quello che comprende il tartufo, anche sui trasformati, quindi parliamo di formaggi, di salsicce e del tartufo vero e proprio, che ci saranno parecchi stand. Poi che cosa ci sarà? Ci sarà innanzitutto la mattina un importante evento che è l'analisi sensoriale del tartufo, che sarà curata da esperti micologi della regione Campania, e quindi da lì poi si evolverà tutto la giornata. Vogliamo dire che cosa significa per questo esame sensoriale? È un'analisi che viene fatta appunto da esperti che valutano il prodotto, il tartufo, dal punto di vista organolettico e olfattivo, quindi valuteranno alcuni esemplari di tartufi dando un punteggio per trovare poi il migliore tartufo presente. Ecco, che cosa bisogna fare? Prenotarsi? Sì, conviene prenotarsi perché ci sono anche delle iniziative sulla cerca e cavatura del tartufo nella mattinata. L'ultima domanda, che cosa troverà le persone che verranno, che cosa troveranno? Quali sono le ricette, i primi piatti, se ci sono? Sicuramente troveranno delle novità, perché c'è l'Istituto Alberghiero di Piedimonte Matese, che farà un cooking show, quindi darà dimostrazione sul tartufo. Allora, per concludere, ricordiamo, domenica? Domenica 27, alle ore 9:30 già inizia la manifestazione.